Bentornata. Grazie, buongiorno a tutti. Noi invitiamo ovviamente sempre gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo che il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp è il 348-3188-339. Lo ripeto, 348-3188-339. Ricordiamo anche il numero per chiamarci, 0376-631709. La mail è diretta, @temporadio.it. E la pagina Facebook sulla quale siamo in streaming è quella del Gazzettino Nuovo Temporadio, come YouTube Temporadio Live. Allora, il tema ricorrente di questi giorni è la scuola, quindi voi state preparando il piano per il diritto allo studio, giusto? Sì, siamo pronti finalmente. Di solito era nostra buona abitudine a mandarlo in consiglio comunale entro fine luglio. Quest'anno, nonostante la volontà, l'abbiamo rimandato a fine settembre, ci sarà il consiglio comunale a giorni e lo presenteremo. Questo ritardo ovviamente non è voluto da noi come amministrazione, come dicevo prima, ma è la conseguenza abbastanza ovvia di quella che è la situazione emergenziale sanitaria che abbiamo vissuto e stiamo vivendo. Questo perché comunque è stato un continuo rimetterci mano in termini economici, in termini progettuali, nel senso che comunque quelle che erano risorse prima destinate magari nel campo dei progetti, quest'anno le abbiamo dovute comunque destinare alla struttura delle scuole, sia della scuola primaria che della scuola secondaria. Ovviamente questo per poter riaprire e anche, lo dico con una certa soddisfazione, garantire quelli che sono i servizi extrascolastici. So che non tutti i comuni sono riusciti a far ripartire prescuola, post-scuola e dopo scuola. Noi ovviamente limitando il numero in base alle disponibilità degli spazi, in base a quello che comunque i vari responsabili RSPP dei gestori dei servizi ci hanno detto, li abbiamo limitati. Abbiamo comunque più o meno coperto tutte le richieste, c'è qualcuno in lista d'attesa per il prescuola, però mensa e dopo scuola sono stati tutte soddisfatte, ecco. Quindi questo piano del diritto allo studio, come appunto dicevo, vede una parte importante di denari destinati alle strutture scolastiche, proprio agli edifici. Siamo già intervenuti all'interno della scuola primaria con un'opera di riqualificazione degli edifici, quindi questo per garantire una maggior sanificazione, togliendo delle coperture esistenti che non erano che non garantivano appunto una sanificazione, un'igienificazione sicura. E poi andando a istituire tutti quelli che sono quegli spazi di stanze Covid nel caso della presenza di persone con dei sintomi Covid, appunto. Sì, non sembra, ma c'è un lavoro pazzesco dietro, lo sappiamo. Sì, no, è stato veramente, anche ovviamente perché... io ringrazio la dirigenza scolastica e gli insegnanti per la collaborazione che hanno fornito e stanno fornendo ancora in questi giorni, perché comunque anche prendere i ragazzi, i bambini di prima elementare, di scuola primaria e inserirli in un contesto dove devono stare subito a delle regole, posizionarsi al metro di distanza, hanno i bollini per terra, quindi si devono mettere distanziati, però devo dire che veramente anche i bambini e i ragazzi secondo me hanno un senso di responsabilità maggiore rispetto a come li abbiamo lasciati a febbraio, perché comunque seguono molto quelle che sono le norme, le indicazioni. A loro sicuramente va un complimento, a loro e alle famiglie, perché sono proprio bravi, devo dire la verità, ecco. Dopo, per quanto riguarda il piano del diritto allo studio, ovviamente diciamo che è un piano del diritto allo studio che arriverà sui 335.000 euro, in grandi linee. Una buona parte viene destinata sempre all'assistenza ad personam, quindi ai bambini e ragazzi con difficoltà nell'apprendimento viene garantito il sostegno, come dicevo una parte nuova importante per quella che è l'attenzione alle sanificazioni.
tutti quelli che sono i servizi extrascolastici vedranno più risorse destinate, in quanto di per sé il servizio rimane invariato, ma la parte sostanziale che viene ad aumentare è proprio quella che riguarda le sanificazioni. Sì, che vanno fatte prima, dopo. Cioè, ogni cambio di orario mi richiede una sanificazione. È il classico caso che si può dire del dietro le quinte, che non si vede, ma che è un lavoro spaventoso. I vari triage che richiedono sempre questi servizi extrascolastici, perché comunque il bambino, se arriva, deve essere accompagnato, ma devi anche verificargli la temperatura. Rispetto alla scuola, dove ti dicono puoi provargliela a casa, invece nel prescuola dicono dobbiamo provargliela qua. Quindi insomma sono un po' varie norme che stiamo vivendo giorno per giorno e che richiedono tanta attenzione. Rimarrà comunque una parte destinata a quelle che sono le spese vive della scuola, quindi materiale di facile consumo, attrezzature. Sono arrivati i banchi dal ministero, non per tutta la scuola, anche perché per fortuna noi abbiamo aule spaziose, però nella secondaria abbiamo dovuto comunque mettere dei banchi che non sono i famosi banchi con le rotelle di cui abbiamo tanto sentito parlare, sono semplicemente dei banchi con delle misure inferiori, perché così potevano starci uno o due alunni in più. Questo sì, ci ha comunque comportato lavoro di svuotare le classi, di mettere i nuovi banchi, di immagazzinare banchi che magari abbiamo comprato l'anno scorso, ecco, per non che buttarli via dopo magari l'anno prossimo, che no, adesso servono ancora quelli più grandi, non è il caso. Certo, terremo comunque una parte destinata anche ai progetti, anche se ovviamente quest'anno un pochino dovremo fare delle economie, ecco. I progetti principalmente sono quelli che sono stati suggeriti dalla direzione didattica, dagli insegnanti, e saranno prevalentemente anche progetti di recupero dei mesi insomma passati e trascorsi. Sì, assolutamente. Guardi, c'è proprio la dichiarazione del ministero che distribuisce 135 milioni di mascherine alle scuole, adesso non so se sono arrivate. Io le ho viste nella scuola secondaria, sulla primaria non mi sembra di averle ancora. Non è ancora vista. Ecco, tra l'altro c'è anche questo discorso comunque delle mascherine, voi dovete anche verificare che le indossino. Sì. Quella è più un compito dell'insegnante, però ecco, sicuramente anche lì tutte cose nuove per i ragazzi. Stanno al posto, se stanno seduti al banco la possono togliere, se si alzano o no, devono avere un gruppo classe definito, quindi non possono. È tutto nuovo, per quello che dico veramente complimenti ai bambini e ai ragazzi che si stanno abituando. Allora, dunque, sto guardando alcuni messaggi, dopo li leggiamo ovviamente, i messaggi degli ascoltatori. Cambiando argomento, mi spiega che cos'è il registro della bigenitorialità, al quale state lavorando? No? Sì, il registro della bigenitorialità lo presenteremo, a una novità che viene presentata dalla nostra amministrazione all'interno appunto dell'assessorato delle pari opportunità, e ovviamente riguarda l'ambito anche sociale. Verrà presentato in consiglio comunale, e è una scelta che ha fatto l'amministrazione per garantire la centralità sempre del bambino, del minore, in caso che vi siano genitori separati. Mm-hmm. Praticamente attualmente nelle amministrazioni l'amministrazione recepisce quello che è l'indirizzo di residenza del bambino e dove risiede col genitore con cui risiede prevalentemente. Chi vuole, verrà istituito questo registro, dove chi vuole, sia un genitore sia l'altro, quindi sia l'affidatario che il non affidatario diretto, può richiedere che venga inserito nella pubblica amministrazione entrambi gli indirizzi dei genitori. Questo per garantire che comunque ci sia la conoscenza dalle varie realtà con cui si verrà a interfacciare la famiglia e il bambino, una conoscenza dei due domicili e dei due indirizzi dei genitori. Questo proprio perché non ci siano differenze e ci sia parità fra padre e madre insomma del bambino. Ma questo anche credo anche per una questione poi di sicurezza, tra l'altro. Sì, perché nei casi ovviamente più, nei casi limite dove c'è una maggiore copertura. Ovviamente ecco, se però ci sono delle restrizioni imposte a livello legale, penale, dove un genitore deve stare per qualche ragione allontanato dal bambino, dal minore, in quel caso lì non è che se si registra, certo, dopo dice posso avvicinarlo. Ecco, questi sono un po' i casi limite, però sono stati dettagliati all'interno di questo regolamento. Certo. Allora, fermiamoci un attimino con la vice sindaco di Pozzolengo, Marica Busti, ci troviamo tra un paio di minuti, arriviamo.
In compagnia di Marica Busti, vice sindaco di Pozzolengo, questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Allora, Pozzolengo, tra l'altro, ospiterà anche un evento sportivo. Sì, ospiterà un evento sportivo di valenza internazionale, che è il 77esimo Open d'Italia Golf. Si svolgerà dal 22 al 25 di ottobre presso lo Cervo Golf San Vigilio. E appunto verrà organizzato con la presenza di campioni di calibro internazionale, ovviamente rispettando tutti quelli che saranno le normative Covid, e quindi non sarà aperto al pubblico ma semplicemente ai partecipanti, certo, ai giocatori. Chi entrerà non potrà uscire, verrà realizzato proprio un controllo tamponi di accesso prima di far entrare chiunque, anche perché ovviamente verranno un po' da tutti i paesi fuori Italia, e quindi ci dovrà essere questa massima tutela sanitaria anche proprio per il territorio. E negli stessi giorni si svolgerà, passerà, che ormai è tradizione, anche la Mille Miglia. Di solito passava da Pozzolengo e si svolgeva nel mese di maggio, quest'anno invece l'hanno posticipata ad ottobre, quindi ovviamente questo evento invitiamo come gli altri anni, un po' insomma rispettando distanze, rispettando tutte le norme, però invitiamo i cittadini, certo, ad uscire, a vederne il passaggio, a godere di un pomeriggio. Esatto, anche perché di le macchine non sono contagiose. Esatto, basta stare un po' distanziati, stare un po', esatto, attenti, però ecco, ci vuole anche un pochino di svago e di intrattenimento. Quindi dal 22 al 25 ottobre comunque gli Open di golf. Esatto, ecco, e anche il passaggio delle Mille Miglia. Sì, uno dei primi campioni di golf, adesso le vado a leggere i messaggi, fu Oliver Hardy, molti non lo sanno, ma era un campione a livello. Allora, le leggo i messaggi. Brava Marica, che ha convinto Bellini a mettere i seggi all'Hauser. Dai, condiviso, questo è stata un'iniziativa che abbiamo voluto proprio per non chiudere le scuole, perché altrimenti avremmo dovuto, iniziavano il lunedì, il sabato già lasciare i ragazzi a casa, e anche lunedì e martedì ancora a casa. Li abbiamo spostati al centro risorse sociali, ringrazio per la disponibilità ovviamente il centro risorse, ringrazio tutti gli operatori comunali e non che ci hanno dato una mano per realizzare questa diciamo impresa, perché comunque spostarli non è stata una cosa semplicissima, anche se poi effettivamente i cittadini sono stati contenti, anche perché avevamo le due vie di entrata e di uscita su tutti i seggi, questo sempre anche nel rispetto delle norme. Anche lì a monte c'è un lavoro che chi va soltanto a mettere il proprio voto non immagina. No, infatti a volte uno dice non voto, però il lavoro che c'è dietro è tanto, infatti, esatto, ringrazio tutti coloro davvero che hanno lavorato. Allora, Busti, lei è bravissima, oltre che bellissima, l'ammira molto Stefano di San Martino. Grazie a Stefano, gentilissimo. Allora, mi hanno detto che Pozzolengo è a rischio sismico e che alcuni edifici non sono a norma, è vero? Chiede Marina. No, allora, a rischio sismico, insomma, come tutti gli altri comuni limitrofi del Garda, quindi insomma non ci sono delle criticità particolari. E per quanto riguarda gli edifici, quelli ovviamente di uso comune, sono tutti normati, tanto è vero che abbiamo anche steso un piano di emergenza comunale, che è stato possibile proprio perché abbiamo edifici che garantiscono tutele in caso di eventi di questo tipo. Dopo, quindi avete tutto, sì, a norma, insomma. Bisogna prenotare il parco per le feste di compleanno, chiede Marco. Allora, se fanno la festicciola in 10 bambini, il parco è un parco pubblico, quindi insomma non devono prenotarlo. Se devono organizzare un evento, cosa che in questo periodo tra l'altro non si può più di tanto fare, comunque, esatto, deve essere normato, allora in questo caso è bene dare comunicazione al comune. Se però è una festicciola fra bambini, insomma, l'importante è rispettare poi le norme di buon senso e di educazione civica, di tenere pulito, insomma. Ecco, attenzione appunto alle distanze, eccetera, eccetera.
eccetera. Appunto. Siete sempre avanti per non creare disagio agli scolari, avete scelto una struttura, bravissimi, pochi l'hanno fatto. Io vorrei aggiungere all'ascoltatore, pochi l'hanno potuto fare anche, perché non è così semplice trovare uno spazio che sia sufficientemente grande per... No, grande soprattutto che garantisca la singolarità dei vari seggi, perché tanti dicono facciamo nelle palestre, le palestre noi le abbiamo scartato proprio perché comunque anche a livello sonoro avrebbe creato dei disagi, perché è uno spazio open che non va bene, ecco, in quel caso lì. Sì, quindi appunto voi avete per fortuna vostra e bravura vostra questa bella struttura dell'Hauser. Sindaco, vice sindaco, i fossi sono sempre straripanti, dicono. Ma faremo controllare, ecco, so che viene fatta della manutenzione del verde frequentemente, faremo dare un'occhiata, magari se mi dice più nel dettaglio in che zona riusciamo a intervenire. Poi dicono, pedibus è vero che non si può fare? No, il pedibus si potrebbe fare, 2 anni che cerchiamo di proporlo, 2 o 3 anni, però purtroppo senza i volontari non si può fare. Richiederebbe troppe risorse che in questo momento non abbiamo e non possiamo investire. Poi uno dice il dopo scuola Busti, qua non è stato attento o non ha sentito dopo prima. Dopo scuola ce l'abbiamo, cioè, e abbiamo ancora dei posti liberi, fra l'altro. Ecco, quindi eventualmente si può contattare il... segreteria@comune.pozzolengo.bs.it, mandano una mail, poi i moduli li trovano comunque sul sito del comune, su Facebook, è possibile ancora scaricarli e mandarli. Il termine era l'11 di settembre, quindi nessuno ce ne voglia se non c'è più posto. Sa cosa succede? Era arrivato anche una volta che c'era il sindaco, un messaggio di uno che aveva detto ma hanno cambiato i turni, è questo il problema mio. Allora, Busti, salve, il pedibus è attivo? Come dicevo non è attivo, perché non abbiamo i volontari. Se troviamo dei volontari possiamo anche decidere di farlo partire, ecco. Giustamente. Io in questo momento più che il pedibus faccio proprio un appello un po' a chi scrive. Abbiamo il problema dei nonni vigili, chiamiamolo, nel senso che comunque serve sorveglianza anche all'entrata e all'uscita dalle scuole. Abbiamo due agenti della polizia locale che ovviamente sono impegnati anche in altre cose e a volte non sono sufficienti, quindi abbiamo dei volontari, un paio di volontari ci danno una mano per far attraversare, per mantenere i distanziamenti. I genitori adesso sono diventati anche bravi, smettono di fermarsi a chiacchierare, però i primi giorni avevamo anche proprio la difficoltà di tenerli distanziati. Un altro lavoro importante che forse è passato un po' in sordina è che abbiamo dovuto aprire 2/3 entrate e uscite sulla scuola rispetto all'anno scorso. Abbiamo steso un vialetto un camminamento nel giro di 3 giorni, perché altrimenti i ragazzi entravano tutti dalla stessa parte e non andava bene. Quindi ecco, i volontari benvenga, e se per il pedibus c'è qualcuno mi mandi una mail a me direttamente, mi contatti in comune, sono comunque sempre in comune. E anche i nonni vigili? Allora, anche i nonni vigili, sì. Sì. Stavo pensando anche perché poi i turni sono tanti, le mattine sono 5-6, certo. Entrate uscite. Escono anche alle 4, escono un po' alle 12, questi 15 giorni escono tutto lo stesso. Avete anche voi le entrate e uscite scaglionate? No, noi no, quello no, tutti insieme, però abbiamo orari diversi da ottobre, quindi ci sarà chi fa l'orario 30 ore e chi fa l'orario 28 ore, quindi uscite alle 4 su 2 giorni e altri invece 4 tutti i giorni, insomma. Guardi, allora si propone, che ha scritto del pedibus, dice per gli alunni lontani ho pensato al bicibus, adulti, uno davanti alla fila, uno che è di dietro che guida la fila, posso proporlo, punto di domanda? Proponiamo, poi vediamo le norme di sicurezza, ecco, dai. Infatti, però sarebbe bello vedere questa fila di... Sì, si stanno in fila, perché i ciclisti a volte sono un po' indisciplinati. Esatto, non fare il gruppone che tu trovi il sabato magari. Allora, Busti, continuate a dare gli aiuti a Pozzolengo, c'è un CAF a Desenzano, hanno file fino al 2050, questo è esagerato, però comunque sicuramente sono lunghe. Insomma. C'è il patronato sempre presso il centro risorse sociali. Poi, per essere volontario attivo, che requisiti bisogna avere?
Volontario attivo, allora sicuramente bisogna iscriversi alle varie liste che vengono richieste, ecco. E anche i volontari noi tendiamo a, comunque, o sono iscritti a un'associazione di volontariato all'interno del territorio, o comunque, per esempio, nel caso dei nonni vigili, vengono comunque registrati come nonni vigili all'interno dell'ufficio di polizia locale, proprio per garantire un minimo di copertura assicurativa. Allora, uno ha già risposto, le scuole sono sicure, i banchi separati, abbiamo già detto banchi di sì, sono insomma. Separatissimi. È vero che cancellate alcuni eventi causa Covid? Qualcuno è stato sospeso, per adesso ci stiamo muovendo un pochino alla volta, ecco, avremo qualcosa in programma sia con la biblioteca sia per la giornata contro la violenza sulle donne. Stasera ci sarà una riunione del tavolo culturale, vedremo insomma con le varie associazioni impegnate in ambito culturale proprio di stendere un minimo piano e programma. Poi parlo dei fossi in fondo, quelli fuori Pozzolengo per Solferino, quello che aveva detto dell'acqua. Va bene, grazie. Poi dicono assumete qualche bidello assistente. Lì non possiamo noi, dipende dalla direzione scolastica. E poi in ultimo c'è questo, dice le fattorie abbandonate, non potete espropriarle, farci qualcosa, se delle associazioni di protezione civile, polizia, ambulatori medici o veterinari. E bisogna verificare bene, insomma, se sono abbandonate. Avere risorse poi per intervenire già su queste genere di iniziative, già sugli edifici comunali scolastici, con un po' con i contributi della regione, un po' del ministero, ci stiamo mettendo mano proprio per utilizzarli al meglio, ecco. Per cui, infatti. E i tempi non sono sempre velocissimi, ecco, la burocrazia, poi tra quando uno dice sono arrivati i denari, quando arrivano, poi riesce a metterli veramente un pochino. Allora, siamo in chiusura, noi ringraziamo tantissimo la vice sindaco di Pozzolengo, Marica Busti. Grazie.